Buonasera amici di Parlando di Sport, siamo in diretta dalla Polisportiva Salicetta San Giuliano con la nostra rubrica Scopriamo il Modena FC, undicesima puntata, quest'oggi ospite Davide Cortinovis, benvenuto. Sì, ciao a tutti. Ciao Davide, benvenuti a voi che ci state seguendo. Iniziamo subito questa nostra intervista sull'attualità, ovvero sul momento attuale del Modena. Due vittorie consecutive ottenute contro Oltrepò Voghera e Mezzolaro, un buon momento per ripartire dopo un difficile periodo. Sì, diciamo che sono state due vittorie fondamentali, ci hanno dato molto coraggio e dobbiamo continuare così, anche perché la Pergolettese sta andando forte e pure noi dobbiamo inseguirli molto 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 forte. Domenica altra sfida importante contro il Ciliverghe Mazzano, una squadra affamata di punti salvezza, ha vinto sul campo del Pavia, un'altra squadra che darà il massimo perché gioca contro il Modena. Sì, come tutte le squadre che finora abbiamo incontrato, daranno sempre il massimo. Noi dovremmo essere bravi come al solito ad aver pazienza e trovare i varchi per affondarli come abbiamo sempre fatto anche domenica. Contro il Mezzolaro hai disputato la tua seconda gara consecutiva da titolare, avevi giocato dal primo minuto contro il Classe regalando anche l'assist a cui poi è nato il pareggio di Ferrario, è arrivato un nuovo mister rispetto alla partita con il Classe, che impressione ti ha dato mister Bollini in queste 2-3 settimane di lavoro? Ma ci sta motivando molto. Sappiamo quello che vuole, lo stiamo mettendo in pratica sia negli allenamenti che poi ce lo ritroviamo appunto la domenica. E speriamo di continuare così a seguire i suoi consigli per fare il meglio possibile. Qual è il tuo bilancio dal punto di vista personale dopo questa prima parte di stagione? Siamo già nella seconda, mancano 13 partite alla fine del campionato. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Sì, se sono chiamato in causa devo dare continuità a queste prestazioni e speriamo di giocare il più possibile per dare il massimo per la squadra, per aiutare. Tornando all'estate ti chiedo invece com'è nata la trattativa con il Modena, cosa ti ha detto Tosi per convincerti? In una tua intervista rilasciata ad ottobre avevi anche detto che Andrea Quaglia, tuo ex allenatore agli allievi dell'Albino Leffe, ti aveva consigliato Modena. Sì, l'Albino Leffe mi doveva mandare in prestito per giocare un altro anno in Serie D e appena mi hanno proposto Modena ho detto subito di sì, infatti vengo chiamato anche da mister Quaglia, abbiamo parlato, mi ricordavo che mi parlava tanto di questa società e anche lui era molto molto felice. A Modena stai affrontando il tuo secondo anno consecutivo in Serie D, dopo aver disputato mezza stagione alla Pro Sesto, abbiamo capito che è un campionato pieno di insidie in cui ogni avversario dà il 100% e anche di più per giocare contro i colori gialloblu. Sì, ogni partita è a sé, però devi stare sempre sul pezzo perché anche le squadre un po' più piccole giocano sempre forte, quindi devi sempre dare il massimo, se in Serie D come l'anno scorso, sta cosa l'ho ritrovata anche quest'anno. Oltre alla Pro Sesto e al Modena sei cresciuto nel settore giovanile dell'Albino Leffe, mi dicevi prima 11 anni trascorti nel settore giovanile bergamasco, che esperienza è stata e cosa ti ha dato e come ti ha aiutato per la tua crescita personale? Ma è stato bellissimo perché sono partito dai Pulcini fino ad arrivare in prima squadra e riuscire a strappare una convocazione in Coppa Italia. Ho visto anche tanti giocatori, ho avuto l'opportunità di allenarmi con loro ed era motivo di andare sempre più forte, di impegnarmi sempre al massimo per raggiungere sempre qualcosa in più. Qual è la tua giornata tipo in città, al di là degli allenamenti? E la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Filippo Bellini che ci ha detto vivete insieme in città. Sì, siamo in casa insieme, non so, la mattina ci alziamo, piuttosto andiamo a fare colazione piuttosto che la spesa, ciò che ci serve per la casa. Poi abbiamo il pranzo al cenacolo e poi andiamo dritti all'allenamento. Che effetto fa avere un seguito del genere? Oltre 5.000 abbonati, tanti tifosi presenti anche in trasferta, forse non avevi mai vissuto una situazione così? No, mai, infatti siamo molto fortunati ad avere così tante persone a fianco, e è punto di motivazione, d'orgoglio e d'attaccamento alla maglia.
a quale giocatore ti ispiri e qual è il tuo idolo nel mondo calcistico? Ultimamente sto guardando Di Lorenzo dell'Empoli, però il mio idolo è Maicon quando era all'Inter. Ti chiedo qual è il tuo rapporto con la squadra, ne hai parlato anche prima, con i tuoi compagni di reparto, insomma avere al tuo fianco anche compagni esperti come Armando Perna, come Diana e come Gozzi sicuramente ti sta facendo crescere. Sì, sì, sono tutte grandi persone, ci aiutano sempre un sacco e speriamo che anche con i nuovi entrati di continuare a instaurare un bel rapporto per fare diventare un bel gruppo. A proposito di questo, oggi sono arrivati appunto Letizia e Di Giorno, primo allenamento per loro, come si sono integrati nel gruppo? Ma benissimo, ho fatto la partitella con Letizia, è una gran persona, molto solare, speriamo che si integri il miglior possibile nel gruppo come l'altro ragazzo. Hobby e sport preferiti oltre al calcio? Ma ogni tanto seguo la pallavolo appunto con il Modena Volley e nulla, non so, ogni tanto beach volley d'estate, però il calcio non me lo può levare su. Chiudiamo questa nostra intervista con un saluto ai tifosi del Modena che anche domenica a Mazzano saranno presenti sul campo del Ciliverdi. Sì, ci vediamo domenica per questa partita e grazie per il sostegno. Grazie a te Davide per essere stato nostro ospite, ringraziamo anche l'ufficio stampa del Modena per l'intervista concessa, seguiteci e rimanete collegati con il nostro sito parlandodisport.it con le prossime puntate e con tutto ciò che riguarda il mondo del Modena FC. Un saluto da parte di Federico Sabatini e Davide Cortinovis, grazie.